Bella a tutti boys, benvenuti a Late Night Power Talk Show. Questa volta abbiamo un ospite speciale a sorpresa. Vabbè dai, speciale. Beh, perché no, abbiamo qua un giocatore della Roma, ragazzi. Abbiamo Roma Inza o Niccolò Mirra. Allora Inza, comunque un saluto. Io e lui ci conosciamo da anni, ragazzi. Dai tempi di Nas Gaming, di chi è su fuori. Da una vita proprio. Allora, proprio per questo, fai una breve introduzione per tutti quelli che ti stanno guardando in questo momento. Allora, io gioco competitivamente dei tempi di Gears of War, quindi parliamo da 2008, quando avevo tipo 12 anni, 13 anni, ho iniziato presto. Il mio primo evento è stato Gameland, magari te lo ricordi anche te. Gameland, sì che me lo ricordo, non ci sono potuto andare, però me ne hanno sempre parlato, sai chi? Golgok e Orak. Ok, sì. Beh, loro sono proprio la base della community di Gears. Comunque, per iniziare, prima che inizi a raccontare, cheers alla nostra. A Roma si batte. Ah, tu batti? Io bevo diretto. Tu batti? Pare brutto dire tu batti, comunque. Non vorrei dirtelo, ma pare una cosa un pochino cringe. Beh, comunque, ho iniziato su Gears, poi nel corso degli anni, purtroppo la community di Gears si è un po' sfaldata, le competizioni ufficiali in Italia mancava il supporto. Tra una cosa e l'altra sono stato costretto, tra virgolette, a dover prendere un'altra decisione. Gameland che anno era? Tanti anni fa, tipo 2008, 2009. Che... praticamente non c'erano, a parte i soliti nomi, quelli di tipo Dignitas, così non c'erano tanti altri team. Però c'erano dei team interessanti a quell'evento, perché è stato uno dei pochi eventi internazionali in Italia prima comunque dell'esposizione nuova, cioè quella attuale. Perché ai tempi molti non lo sanno, ma già nel 2006-2008 l'eSport era pronto a esplodere in Italia. Furono prese delle scelte che purtroppo portarono al riniziare da capo. Perché esattamente ci furono i VCG a Roma. Per chi non lo sapesse cosa sono i VCG, sono i World Cyber Games, se non sbaglio. In sostanza le Olimpiadi dell'eSport. All'epoca sì. E oltre a questo ci sono stati anche altri eventi importanti. È stato l'UCG a Legnano Sabbie d'Oro fatto da Stermi, che è stato un torneo importantissimo a livello mondiale con tantissimi montepremi. C'è stato il Gameland, che è stato uno degli eventi più importanti all'epoca di Gears of War per 360. Cosa ti ha fatto dire vado, proseguo con FIFA, nonostante lo scenario non era ancora sviluppato come ora, perché è da due anni che lo scenario di FIFA è esploso, cioè esploso. A livelli assurdi, come da un momento all'altro, come per esempio Call of Duty in America League of Legends, eccetera eccetera. Cioè FIFA, ragazzi, in due anni FIFA è esploso. Sì, basta dire che due anni fa il montepremi più grande era $20,000. L'anno dopo era $1,500,000. Cioè, è una cosa... da un momento all'altro, proprio. Cosa ti ha fatto, diciamo, rimanere attaccato a FIFA? Cioè, oltre che il fatto che hai visto che eri bravo, che hai vinto così tanti eventi, cosa ti ha fatto rimanere attaccato a quel gioco? Due ragioni. La prima, perché è stata una rivincita a livello calcistico. Volevo avere una rivincita, perché giocavo a calcio anche a livelli abbastanza buoni. Sono arrivati fino a Serie D, avevo avuto l'opportunità di entrare in Serie D. Purtroppo mi sono rotto il crociato tre volte, ho dovuto mollare il calcio perché ho rotto il crociato in due anni e mezzo. Oggi sono cinque anni dalla mia prima operazione, cinque anni esatti dalla mia prima operazione. Della serie sei proprio perfetto per il talk show, questa aneddoto, proprio... time frame perfetto. Perfetto, e quella è la prima ragione, perché sono sempre stato un grandissimo appassionato di calcio. Fin da piccolino ho sempre voluto, banalmente, uno dei miei sogni è vestire la maglia azzurra, cioè proprio da bambino. E ora incomincio a credere che possa un giorno succedere, perché hanno iniziato a creare le nazionali di calcio. È nata quella francese, è nata quella belga, è nata quella svedese, che c'è un mio compagno di team, quella svedese. Tra l'altro io conosco il CEO, praticamente, colui che ha creato il team francese, che sarebbe Vitality Neo. Lo conosco proprio di persona, che è giovanissimo, eh. È più piccolo di noi due, lui, eh. Lui è un genio, il creatore dei Vitality, tra l'altro. Sì, lui è bravissimo. Poi un altro mio sogno calcistico era la Champions League. Ora la EA ha preso i diritti alla Champions. Chi lo sa che... arrivati a PES subito, via. Chi lo sa che magari decidono, ma guardate, noi siamo la FIFA, già organizziamo i mondiali, perché non continuiamo a fare i mondiali e lasciamo la Champions fare il campionato europeo tra i club? Sarebbe una figata assoluta. Cioè, io mi immagino entrare a un evento dal vivo con la musica della Champions, a me vengono i brividi sopra. Cioè, svengo tipo dopo 3 secondi. Beh, posso aver giocato tutte le competizioni del mondo, ma la musica della Champions... una cosa del genere. Ma allora ti devo fare una domanda. Dato che hai detto che sei tanto appassionato di calcio e pure l'hai giocato, eccetera, eccetera, chi è il tuo idolo a livello calcistico? O chi è stato? Perché magari non gioca più attualmente. Sì. Ne ho avuti diversi. Diciamo che sono... magari anche te. Adesso non so quanto tu segui al calcio, non mi ricordo bene. Ma un pochino riconosco, lo dai. Segui, ma non eri mega appassionato come me. Un pochino riconosco, grandi fenomeni. Vabbè, quelli che nominano li conosci sicuro. Diciamo che io ho amato tanto l'epoca romantica passata, non questa attuale tanto quanto quella prima. Quella di vari Totti,
dei vari Henry, dei vari Ronaldinho, dei vari Ronaldo. Quell'epoca lì per me è stata l'epoca più bella a livello calcistico. E quindi chi sceglieresti? Se una persona, uno è impossibile. Il tuo idolo. Non hai un allora, idolo. Devo dirne tre. Vai. Non ne posso dire uno. No, non in ordine, quindi. Questi tre non sono in ordine. Non sono in ordine di preferenza. Chat, uno è Totti. Vogliamo chat pure voi che scrivete i vostri tre tutti assieme. Esatto, scriveteli tutti, ragazzi. Voglio vedere quali sono i vostri preferiti. Così poi vediamo chi preferisce cosa e quanti sono a avere le mie stesse idee. Comunque, il primo è Totti. Per una semplice ragione. Totti è arrivato alla Roma, poteva andare in un qualsiasi club del mondo. Era estremamente Real Madrid, forte, era, si è spaccato. Poteva diventare tranquillamente pallone d'oro 12 volte di fila. Ma è restato lo stesso a Roma tutta la vita perché lui ha detto: io sono nato romanista, sono romano e non c'è un onore più grande di questo. E già a partire da quello, all'infuori della sua capacità calcistica, per me quello è già un eroe, già uno che ragiona così, perché oggettivamente in quegli anni poi lui ha vinto un campionato, e un campionato vissuto e vinto in quella maniera è stato ancora migliore di vincere la Champions League. Beh, quello del 2001, quello del 2001 è stato, vincere così è stato veramente spettacolare. Poi Ronaldo il fenomeno, per me è stato il calcio, cioè per me Ronaldo il fenomeno, io l'ho visto con i miei occhi tante volte perché abito a Milano, e Ronaldo il fenomeno per me è un giocatore insostituibile e a mio parere è stato il giocatore più forte della storia del calcio. Poi non lo si può definire forse il più forte per il semplice fatto che non è riuscito a giocare per tanti anni come gli altri, perché si è rotto troppe volte il crociato e si è perso poi perché è la solita testa brasiliana e avrebbe potuto fare di più. E poi Cristiano Ronaldo, perché per me lui è un esempio. Sì, sì. Cristiano Ronaldo è l'atleta perfetto, non c'è nessuno come lui, lui vuole essere il numero uno. Sì. Adesso questa è l'epoca di Ronaldo e Messi. Messi è talento puro, secondo me sono allo stesso livello. Cristiano Ronaldo è dedizione. Cristiano Ronaldo è talento, ma supportato da una grande dedizione che l'ha portato a essere alla pari e moltissime volte migliore di Messi, come a volte Messi è stato migliore di Ronaldo. Sì, 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 vabbè, stagione, ovvio, poi ovviamente quasi si scade nel flame. Quindi inutile flammare, per me godiamoceli entrambi perché sono due grandissimi campioni. Io invece però stimo Ronaldo perché stimo l'atleta, la persona, da come è nato dal nulla, dal Madeira, non aveva soldi, ha lasciato la famiglia a 12 anni, è andato a giocare a Lisbona. Io ammiro proprio la, cioè, il buttarsi, anche te che sei andato in Francia, per dire, tu sai cosa vuol dire sì, lasciarsi le cose alle spalle, allora, fare queste scelte difficili. Mi devi spiegare com'è stato per te quando ti sei trovato con i giocatori proprio della Roma vera e propria, cioè com'è stato per loro che hanno dovuto, cioè loro stavano lì e dovevano annunciare il team Roma eSport. Cioè, loro cosa ne sapevano? Com'è stato parlare con loro? Cioè, cosa ti hanno chiesto? Ti avranno sicuramente chiesto qualcosa. Sì, cosa sì, ti sì, avranno sì, chiesto? Quella è stata la cosa più bella e particolare. Allora, tu li vedi in tele i giocatori. Sei abituato a vederli in tele, a vederli davanti a 90.000 persone che non possono fermarsi per salutarti un secondo. Quindi pensi che abbiano magari un ego della Madonna o che si credano chi so io. Ma va, sono... Avete presente quando giocate le provinciali a calcio con gli amici e cantate negli spogliatoi? Sono uguali. Sono amici, si divertono, hanno raggiunto il loro sogno, ce l'hanno fatta. Come tu ce l'hai fatta nello streaming. È gente che ce l'ha fatta nella vita, nella propria passione, sono riusciti a raggiungere quello che volevano e si divertono. Ovvio, c'è la pressione, tutto quello che vuoi, ma dopo un periodo iniziale ti abitui a questo. E quindi quello che rimane poi è ovviamente la testa di voler essere il migliore, se vuoi esserlo, ma dall'altro canto molta gente gli basta essere arrivato lì e divertirsi. Perché a molta gente basta quello, cioè essere arrivati in Serie A è già abbastanza per molta gente. Ci sediamo, non ci rendiamo conto che esattamente dietro alla mia testa c'era Totti sdraiato sul divano. Tranquillo, proprio così, guarda, ve lo faccio vedere, proprio così era. Era così, tranquillo. Tutti gli altri giocatori stavano a fare le tattiche mentre facevano colazione, Totti stava lì così. E la gente veniva a parlare con lui, no. Vabbè. Perché è re di Roma. È re di Roma. E vi assicuro, ragazzi, Totti è una persona fantastica. È una persona squisita. Perché io mi stavo cagando sotto a vedere Totti. Ma in senso positivo, ero emozionato. Perché, cazzo, è Totti. Ha fatto la storia del calcio italiano. È probabilmente, insieme a Baggio e altri, uno dei giocatori più forti della storia italiana, e non solo di Roma, ma proprio della storia italiana, a mio parere. Sì, sì, sì. È uno dei giocatori più talentuosi che l'Italia abbia mai visto. Ed è una leggenda, perché ci abbiamo pure vinto il mondiale del 2006 e quello io lo porto molto nel cuore. E quindi ero proprio emozionato, ero tipo una ragazzina che vede il suo idolo ed che vede tipo One Direction. Sì, tipo questo è da clippare, no, ragazzi. Non clippatelo, raga, non clippatelo.
questo urlo non dovevo fare. Comunque, all'infuori di questo, e a un certo punto, penso che per un po' sono stato in silenzio e non ho detto niente. Non è da mai, sentite quanto parlo. Immaginate mai in silenzio per un po'. E a un certo punto, noi stavamo bevendo il caffè, Totti si alza, viene lì, così, tranquillo, e fa: au, quindi voi che fate? noi... Oddio! Io non ho messo la salita, è bella dietro. Io l'aspetterei da lui. Ero tipo, cioè, tu ti aspetti, non so cosa ti aspetti, non sai neanche cosa aspettarti, però ti parla e capisci che è un giocatore proprio, è una persona come noi, è un amico, è, cioè, terra a terra, nel senso che non ha ego, non ha quell'ego che magari alcuni calciatori hanno, davvero, tipo, magari non so se Neymar ce l'ha, ma dà l'impressione di averlo. Totti è proprio, non so, è buonissimo, non so come dire, però è una persona d'oro. Una domanda a cui vuoi dare pure una risposta secca. Sì. Ti piace attualmente l'eSport di FIFA? Allora, passiamo ora alla parte dei videogiochi. La divido in due modi la risposta. Cioè, ti posso fare domande sul gioco? Certo, volentieri. Ok, no, che ne so, magari c'è qualcosa che non puoi dire riguardo il gioco. No, in realtà quello che non posso dire è il futuro di FIFA. Non ti dico niente sul futuro, quello... Cioè, mi puoi chiedere cose che posso prevedere io, ma non posso dirti quello che so internamente, ovviamente. E, diciamo che da un lato il gameplay è bello, ma da una patch che hanno fatto all'inizio di quest'anno, perché purtroppo FIFA, dato che cambia ogni anno può essere bello o brutto, a inizio gioco, nel primo mese, un mese e mezzo, era un gioco e-sport, perché se tu facevi 10 tiri erano 10 gol, quindi tu vincevi 10-7, pareva tennis, non era calcio, FIFA non era un simulatore calcistico nel primo mese e mezzo, però per me, che ero un giocatore e-sport, era un gioco perfetto. Perché vincevo 17, sapevo che avevo meritato la vittoria. Ora purtroppo hanno modificato dei parametri, l'hanno rallentato, è diventato un gioco dove la gente ti segna un gol con il kickoff glitch, che è un problema reale di FIFA, vuol dire il calcio d'inizio. Sì, sì, sì. C'è un bug che tipo la tua squadra è più statica, sì. La sua è più veloce ed è più facile segnare. Io non li segno mai, ma tutti li segnano a me. Quindi io prendo sempre gol su kickoff glitch e su speed lag, che è un altro problema di FIFA. Nella Weekend League, che è la competizione del weekend, Se si blocca la connessione per un secondo dal server, non è come magari nelle stagioni che si blocca per tutte e due. Lui continua a giocare, tu sei fermo. Brutto. Quindi tipo a un certo punto vedrai tu tipo velocissimo che riprende l'azione. E 9 volte su 10 io prendo gol con lo speed lag. Sono fermo, non sto facendo niente. E 9 volte su 10 ho rotto un pad quando ho preso gol su speed lag. Perché ti girano i coglioni, perché non posso prendere gol perché sono fermo. Quindi quello è il problema di FIFA. Questi due piccoli particolari bug e il rallentamento del gameplay ha portato a, se tu prendi un gol, loro fanno girare palla per tutta la partita e tu non puoi fare niente, perché tu puoi pressare il giocatore in fascia, lui la passa vicino, se tu presti quello in fascia, lui la passa lontano. Deve sbagliare lui. Se non sbaglia lui, se lui è bravo a fare lo stesso palla, ti può tenere palla tutta la partita. La recuperi solo quando fischia il calcio d'inizio al secondo tempo. A livello gameplay, diciamo che se sei esageratamente forte vinci lo stesso. Esageratamente forte, cioè parliamo di un gorilla, parliamo di quei giocatori che vincono i mondiali facili. C'è un giocatore che si chiama Nicolas, ha perso tipo 14 partite in tutta la stagione tra online e 20 dal vivo e tutto, cioè, e ne ha giocate tipo 3000 di partite, non so se rendo l'idea. A parte questo, è una macchina. A parte questo dei fenomeni, i giocatori, diciamo, forti, quindi a livello molto alto, cioè per loro è frustrante quindi giocare a FIFA? Per te è frustrante giocare a FIFA? A volte sì, a volte no, dipende come gira il gameplay, è questo il brutto. Quindi c'è della randomicità? In questo momento specifico sì. Quindi allora c'è un'altra domanda, che cosa qui è proprio quello penso che tutti vogliono sapere in questo momento. Esiste o no il momentum su FIFA? Io fino a 2 anni fa dicevo no. Esiste. Ma ora incomincio a chiedere. Non ho una risposta certa, ovviamente. Però secondo me ci sono certi momenti che si deve entrare. Perché io me ne rendo conto. Nelle streaming adesso la gente se ne sta rendendo conto. Perché l'altro giorno hanno fatto una clip e la gente si è divertita tantissimo. Ho vinto una partita 8-6. Tennis. In sostanza lui faceva un tiro, faceva gol. Io facevo 12 tiri per segnare, segnavo, kick-off glitch, gol. Cioè, io ho perso la testa, me ne sono andato durante la live, sono tornato e ho iniziato a giocare, non ne potevo più, stavo impazzendo. Perché se capita quella partita così, poi vabbè, io mi fossi calmato, probabilmente non sarebbe andato 8-6, avrei vinto magari 6-1, però
in quello status che sono a casa, tranquillo, non è una competizione dal vivo, è ingestibile questa cosa. In un off season che non dovresti prenderla così sul serio. E aspetta, ti faccio un esempio. No, perché pratico. Dico, le persone scrivono script, esiste al 100%. Secondo me esiste in questo momento. Ma non l'hanno mai ammesso. Non si chiama script, hanno ammesso che esiste una roba che è il fattore mentale dei giocatori per simulare il calcio, dove magari l'Albino Leff una volta batterà Real Madrid 1-0 camperandosi tutto il tempo in difesa segnando al 90esimo, e dato che è una simulazione calcistica e non una simulazione e-sport, devono simulare e dare la possibilità a un club inferiore di vincere. E purtroppo questo non è e-sport, è random per noi. Proprio perché stai parlando di questo, cosa tu si puoi dire qualcosa, cioè non so se puoi dirlo, però se tu sai qualcosa o puoi dirlo in questo caso, cosa sta facendo l'EA per FIFA 19 per rendere il gioco più fruibile a livello sportivo, per creare un piano vero e proprio? Non parlo solo di creare leghe, tornei, montepremi, cioè io parlo proprio a livello di vogliamo fare in modo che il gioco sia fair, che i giocatori giochino allo stesso livello, che non esistano queste cose, che ci sia quest'altro. Sì. Cioè, se puoi dire qualcosa... Sì, sì, qualcosa posso dire. Allora, stanno sistemando il gameplay. Vi faccio un esempio pratico. Non ci vuole niente a segnare in questo momento. Sanno tutti segnare, è troppo facile. Hanno aggiunto una skill in più per segnare, dove tu nel momento in cui tiri devi cliccare un altro tasto al momento giusto. Per dare tipo la direzione. Questo renderà più difficile finalizzare la rete, ovviamente. Figo. E il problema che io mi auguro che valutino bene questa cosa, perché se i server vanno male e io ho il microsecondo di ritardo, finalizzare diventerà impossibile. Ok. Perché se io sono davanti al portiere e c'è quel mezzo secondo di lag, io non segno più. Ok. Per noi italiani, per i londinesi tedeschi non è un problema. E all'infuori delle migliorie che stanno facendo il gameplay, ci stanno lavorando. Purtroppo non ho ancora avuto modo di provare il gioco, ma beh, non lo si sa pubblicamente, ma forse avrò modo d'agosto di provarlo. Dovrebbero farcelo provare in concomitanza con i mondiali, perché in genere i mondiali lo portano a farlo provare i pro e noi saremo lì. E dovrebbero fare un capture event intorno a fine FIFA, intorno a fine agosto, e può essere che diventerò uno dei content creator di quell'evento come pro. E facendo parte del player council serve che comunque i pro che fanno parte di questo progetto comunque dai i tuoi danno dei feedback, cioè, per migliorare, cioè per migliorare la FIFA. No, molti pensano che la EA non gli interessa. La EA ha avviato il programma Game Changer sia per dare contenuti agli influencer, ma soprattutto per avvicinare la EA e dargli la possibilità di dare feedback diretti. Invece la FIFA, dato che la FIFA si occupa di più della parte eSport, si è occupata di creare il FIFA Player Council, dove siamo in questo momento 7 giocatori in giro del mondo, io sono l'unico italiano. Parliamo direttamente con la FIFA, la Federazione Internazionale di Calcio, e gli diamo un feedback su come migliorare le competizioni sulla base di quello che viviamo, le competizioni, quello che vediamo. E all'infuori di questo, per le competizioni vi assicuro che stanno lavorando a un circuito strafigo, non posso dire bene le cose. C'è un passaggio successivo che non me lo vuole dire il mio manager, lui lo sa cosa succederà la prossima stagione, non mi ha voluto dare una risposta. Strano, si è divertito perché ha firmato un NDA. La cosa divertente è stata dai Colin, dimmi se non devo perdere sulla Weekend League quest'estate. E lui mi diceva, io una cosa te la posso dire, non sarà come Rocket League. Dai Colin, dimmi bene, non sarà come l'LCS. Io dico, cazzo, ma dimmelo bene. Sì, cioè, e lui mi diceva a cosa non assomigliava la competizione. Tipo per dirmi la cosa, no? Magari. Non so cosa succederà, ma bilancio una cosa, può essere che la Weekend League non sarà più così importante, comunque verrà ridimensionata oppure verrà sistemata in modo che dia il giusto proporzionamento per quando uno è più forte dell'altro, non so. Però il passaggio sarà quello comunque, cercare di dare di far notare di più la bravura del giocatore oltre che la costanza, perché okay, non basta essere costanti, perché poi quei giocatori che sono semplicemente costanti e bravi, perché se non sei bravo non basta essere costanti, poi gli eventi non riescono a fare spicco. E allora guarda Inz, noi siamo arrivati alla fine del talk show, io spero che ti sei divertito e spero che la chat si sia divertita. Se volete lasciare un feedback su questo talk show, come avete visto da quando abbiamo fatto il talk show con Paolo Cannone, grazie, poi bug, con Vicious e poi con Inza, ogni talk show ha un format diverso, cioè va a toccare tasti diversi, va a parlare di cose diverse. Quindi spero vi sia piaciuto il talk show di oggi assieme a Inza, spero che abbiate capito qualcosa di diverso, qualcosa di cui io magari non ho mai parlato, non ho mai fatto vedere l'esperienza di un giocatore professionista per quello che gioca per una delle più grandi squadre italiane di FIFA e calcistiche, e anche una delle più grandi squadre mondiali che sono i Fnatic.
E oltre a questo avete avuto le sue opinioni, le sue idee. Inizio non vuole fermarsi più, si sta divertendo, ci ha preso gusto, fermatelo. No, beh, raga, comunque considerate, faccio solo sta piccolissima, non è un... Ma, non ti preoccupare. Ragazzi, ognuno poi ha i propri pareri. Ogni azienda, ogni giocatore, Giorgio avrà il suo, io il mio, la Bea il suo, Marzo il suo, Denunzio il suo. Ogni giocatore ha il suo parere, sono tutti giusti e tutti sbagliati. Se i fanatici sono arrivati lì con le loro idee, hanno ragione. Se Giorgio è diventato un grande streamer, ha ragione. Se ognuno ha la propria ragione. Quando arrivi però, quando arrivi però ottene qualcosa. Se io vi dico che quelle cose hanno funzionato e mi hanno portato a quel livello, vuol dire che per certe aziende perlomeno quelle cose sono fondamentali. Per altre magari sarà più importante la carriera che ha fatto Fabio. Per altre è più importante il successo che ha avuto Daniele. Per altre è più importante quello che ha fatto Giorgio, per altre è più importante quello che ha fatto Bea. E... così tiriamo Bea ogni tanto in mezzo, a caso. Comunque, vai, volevo fare sta parentesi e farvi capire che ognuno può avere le proprie idee, però imparate solo, per chi non lo fa, a essere costruttivi e non distruttivi. E passo e chiudo con due parole. Fanatic Power, sia. E se invece Optic Gaming Power... se è Envious Power, lui lo sa già. E se io sono qua per una ragione... Che ne sapete voi, ragazzi? E se qua, TSM dietro Power... le quinte, e se è Fanatic Bea? Giocatrice di Viva Pignata. Super troll qua. No, comunque, ragazzi, a parte gli continuate scherzi... Continuate a seguirlo, perché questo giocatore qua, vedete, con chiunque andrà... Vedete nel 2000... Con chiunque sarà... Aspettate il 2019. Aspettate una figata. Aspettate... addirittura. No, vabbè, mo' prossima settimana, probabilmente. Probabilmente prossima settimana. Se no... Attenzione, incredibile. E come mai sono qua proprio sta settimana? Ta-da! Capito? Ma la gente poi pensa... vedi Lazio la Power. La gente guarda che ci crede veramente ora sta cosa che hai detto. Cioè, no, hai capito che hai creato, hai fatto no, un mostro. No, è divertente, divertente. A me piace, mi piace queste cose. Guarda perché... di Bea Poggers. Comunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine del talk show. Spero vi siate divertiti con me e il grandissimo Inza. E niente, boys. E se volete Fanatic Bea... Assolutamente, Poggers in chat, ragazzi. Poggers in chat infiniti. No, fate le cazzate che siamo arrivati alla chat, che di cazzate abbiamo detto anche troppe. E niente, ragazzi, io spero vi siate divertiti. Noi siamo arrivati alla fine. Inza, grazie mille veramente. Grazie per veramente. Grazie mille veramente per essere venuto. Penso che gli sia piaciuto un botto questo talk show. Sia una cosa niente diversa. Voi non so se lo sapete, ma noi ci conosciamo tipo 10 anni. Ragazzi, cioè... ci conosciamo niente da una noi vita. Noi eravamo Nets Gaming, lui era su Cody, era su Gears. Cioè, è questa la cosa. Noi ci conosciamo da una vita. Da giochi completamente diversi. E nonostante abbiamo preso poi strade differenti, io sono andato in Francia, per esempio, e altre cose. Ci siamo magari persi. Siamo comunque sempre rimasti in contatto. Quindi è sempre un piacere. Cioè, siamo... amici al di fuori del gaming. Non dimenticatevi mai di divertirvi, perché quello è un videogioco. Bisogna divertirsi. Assolutamente. E niente, boys. Un salutone e sghere. Alla prossima. Dai, se vuoi fare un saluto, uno shout out. Bella, raga. Dai, Roma, dai.